Samuel Stani 6348 scrive: ciao, potresti fare un video sulla ricorsione e su come si utilizza al meglio? Grazie mille. Ma certo che te lo faccio. Tuttavia, per rispondere al meglio alla tua domanda, soprattutto alla parte di come utilizzarla al meglio, dividerò questo video in tre. Perché per capire meglio la ricorsione è importante capire cos'è lo stack. E questo video parlerà di stack. Tuttavia, non volevo fare un video che parla solo di stack, quindi ci mettiamo insieme anche le code e le liste. Prima di cominciare, vi consiglio di andare a ripescare il video in cui spiego sì in un'ora, questo qua, non dovete guardarlo tutto. Dovete saltare direttamente la parte in cui parlo degli array. Dura circa 5 minuti e quel video ha i capitoli, quindi potete semplicemente cliccare nel capitolo corrispondente agli array, sale da 5 minuti, perché quella parte è propedeutica. Tra l'altro, sotto quel video, l'utente Zamas8722 mi chiedeva di parlare delle liste. Eccoci qua, quando si dice che di necessità si fa virtù. Ora che siete tornati da quello spezzone di video, possiamo cominciare. Gli array hanno fondamentalmente due limitazioni. Hanno una dimensione fissa e possono contenere elementi dello stesso tipo. Le liste non fanno altro che risolvere entrambi i problemi. Quindi cosa sono le liste? Le liste sono delle strutture dati che hanno al suo interno degli elementi e ogni elemento può avere un tipo di dato di qualunque tipo. Quindi non è raro vedere che possiamo avere una lista in cui abbiamo un elemento che è un intero, un altro elemento che è un booleano, un altro elemento che è una stringa e così via. Quindi possiamo avere elementi di tipo diverso. Tuttavia, a differenza degli array, gli elementi delle liste non stanno messi vicino uno accanto all'altro, ma stanno messi sparsi nella memoria, in particolare in una parte della memoria che si chiama heap. Su cos'è lo heap magari ci farò un video dedicato, però andiamo avanti. E come mettiamo assieme questi nodi sparsi qua e là per la memoria? Quello che si fa è semplicemente di collegare un nodo al successivo e così via fino alla fine della lista. E come questa cosa viene fatta dal punto di vista della programmazione? Viene fatta mediante l'uso dei puntatori. Ah, fa male la pancia. Mi sa che devo andare a cagare. Possiamo dire che esistono fondamentalmente due tipi di liste. Le liste dette singolarmente linkate, che sono fondamentalmente quello che abbiamo appena visto, un nodo è collegato al suo successivo e così via. E poi abbiamo le liste doppiamente linkate, in cui ogni nodo non solo è collegato al successivo, ma anche al precedente. E quindi questo vuol dire che abbiamo bisogno di altri puntatori. Ah, anche un'altra volta mal di pancia, minchia, mi sa di andare a cagare di nuovo! Quindi ogni nodo ha bisogno di due cose fondamentali. Il valore che esso contiene è il riferimento al nodo successivo. Nel caso in cui stiamo parlando di liste doppiamente linkate, abbiamo anche un terzo elemento che è il riferimento al nodo precedente. Con questi pochi elementi abbiamo risolto entrambi i problemi degli array. Cioè abbiamo una struttura dati dinamica che possiamo allungare e accorciare a piacimento e ogni elemento di una lista può contenere un qualunque tipo di dato. Quindi abbiamo risolto entrambi i problemi degli array. Ma cosa perdiamo? Perché se le liste sono così belle, perché non si usano sempre le liste? Perché perdiamo in qualcosa. E cosa perdiamo? Ne perdiamo di efficienza. Infatti, poiché gli elementi di un array sono sempre messi uno accanto all'altro e poiché sono anche di tipo di dati uguali, abbiamo un'efficienza enorme. Infatti, accedere a un elemento di un array è un'operazione istantanea, quello che si dice O di 1. Invece, per quanto riguarda una lista, se dobbiamo ottenere il terzo elemento, prima dobbiamo prendere la testa della lista, che è l'elemento di posizione 0, poi il primo, poi il secondo e così via. Perché non abbiamo accesso diretto a ogni elemento della lista, ma dobbiamo scorrerla fino a trovare quello che ci serve. Infatti aggiungere un elemento, rimuoverlo, appendere un elemento, fare la maggior parte dell'operazione all'interno di una lista è un'operazione tipicamente ODN. Vabbè, non possiamo avere tutto dalla vita. Per quanto riguarda le liste, abbiamo finito qua. Adesso possiamo introdurre cosa sono le code, o quello che vengono chiamate in inglese queue, e le pile, che non è questa pila, che viene anche chiamato stack. Ma prima di cominciare, vi voglio ricordare come al solito che se siete nuovi di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari video che porto su questo canale. E quindi, adesso, proseguiamo e parliamo di code e pile. La coda è una struttura dati che, a differenza della lista che possiamo aggiungere e togliere gli elementi come ci pare, ha una ridotta libertà in quello che ci permette di fare quando viene aggiunto un elemento e quando viene tolto. In particolare in una coda gli elementi vengono sempre appesi, quindi vengono sempre messi alla fine,
e quando noi dobbiamo tirare fuori vengono sempre presi dall'inizio. Per questo motivo che la coda viene chiamata una struttura dati di tipo FIFO, che significa first in, first out, ovvero il primo elemento ad entrare nella coda è anche il primo ad uscire. E la stessa cosa di una fila imposta, cioè il primo che arriva è il primo che viene a essere servito. E a cosa ci servono le code? Cioè, perché qualcuno potrebbe pensare che è limitante il fatto che non possiamo disporre degli elementi all'interno della coda come ci pare. In realtà no, vengono utilizzate per diversi scopi. Per esempio, se avete un programma che deve gestire degli eventi tipo eventi da tastiera o eventi da mouse, quello che si può fare è quello di mettere in coda tutti gli eventi che man mano arrivano da un'interazione dell'utente e poi man mano li tiriamo fuori e li processiamo come li dobbiamo processare all'interno del nostro programma in base a quello che deve fare. Tuttavia, un'altra struttura dati molto interessante è lo stack, in cui sempre il programmatore ha un ridotto controllo su come questi dati vengono messi e vengono tirati fuori dallo stack. A differenza della coda, lo stack è una struttura dati di tipo LIFO, che significa last in, first out, cioè l'ultimo elemento ad entrare è il primo ad uscire. Dovete vedere lo stack come se fosse una pila di bicchieri. Vedete, qua abbiamo questi bicchieri e li sto impilando in questa maniera. Tuttavia, se io devo prendere il secondo bicchiere dalla cima, non posso prenderlo direttamente perché prima devo tirare fuori il bicchiere che ci sta più in alto. La pila, o stack come dir si voglia, in un programma funziona allo stesso modo. Sia coda che stack possono essere implementati in un codice come se fossero delle liste, in cui semplicemente abbiamo due funzioni che si chiamano push e pop, che push è quella che mette un elemento all'interno della struttura dati e pop è quello che lo tira fuori. Il modo con cui queste vengono messe e vengono tirate fuori dipende se siamo in una coda o in uno stack. Ora, lo stack in particolare può essere implementato in due modi. Il primo modo è quello semplice, in cui praticamente prendiamo la lista, accodiamo tutti gli elementi che man mano noi aggiungiamo nello stack e poi quando li dobbiamo tirare fuori partiamo dalla coda e li tiriamo fuori. Ovviamente questa implementazione è molto inefficiente perché capite bene che se io devo accodare sempre qualcosa devo comunque sempre scorrere tutta la lista per aggiungere un elemento. Ogni volta che devo tirare fuori devo comunque scorrere tutta la lista, andare all'ultimo elemento e tirarlo fuori. Quindi si può anche implementare, diciamo, al contrario. Quando noi inseriamo un elemento all'interno dello stack, anziché aggiungerlo alla fine, lo possiamo aggiungere in testa. Cioè aggiungiamo sempre in testa, in testa, in testa. E quando poi dobbiamo tirare fuori un elemento dallo stack, lo tiriamo sempre fuori dalla testa. Entrambe le due operazioni hanno un costo computazionale o di 1. Yay! Questo significa che sono operazioni immediate, quindi non abbiamo nessun tipo di operator. Con quale linguaggio di programmazione ho implementato liste, code e stack? Ho utilizzato Kotlin. Perché ho utilizzato Kotlin? Beh, credo di aver implementato queste strutture dati in ogni linguaggio di programmazione. Forse non l'ho mai fatto in Python, anche perché già Python ha le liste al suo interno, quindi perché implementarle in Python? E volevo imparare un nuovo linguaggio di programmazione. Cosa sapevo di Kotlin prima di questo video? Zero! Sapevo a malapena della sua esistenza. Tuttavia, per i programmatori che vengono da Java e C Sharp, lo imparate, vi assicuro, in mezza giornata. Io l'ho imparato in 2 ore. Però prima di farvi vedere la mia implementazione, voglio dare un messaggio ai leoni da tastiera. Sono sicuro al 1000 per 1000 che Kotlin abbia queste strutture dati in qualche libreria interna. Tuttavia, non è questo il punto. Il punto è quello di implementare noi e vedere come si fa. E quindi adesso andiamo a vedere il codice. La mia implementazione ha 4 classi e adesso andiamo a vedere una a uno. La prima classe è la classe Node. Come vedete qua, con la classe Node sto utilizzando i tipi generici, questo perché ci permette di aggiungere tutto quello che vogliamo noi. Io ho parlato dei generics in un altro video, se non ricordo male quello di Java. Anche questo video hai capito, quindi andate a vedere esattamente cosa sono i generics perché è una cosa molto interessante, qualora voi non lo sappiate. Ora, voi vedete che questa classe ha solamente 3 proprietà. Il payload, ovvero il valore che contiene il nodo, quindi quello che noi ci vogliamo vedere, il riferimento al nodo successivo e il riferimento al nodo precedente. Quindi quello che voglio fare io è una lista doppiamente linkata. Un'altra cosa che sicuramente state notando è che questa classe è quella che viene definita una data class. Che cos'è una data class? Da quello che ho capito in Kotlin, una data class è una classe normalissima in cui il compilatore appioppa alcuni metodi già implementati, così da non doverli fare noi.
tra cui abbiamo un'implementazione del metodo string e del metodo copy, ma ci sono anche altre cose, però diciamo aggiunge delle robe che ci possono far comodo in futuro. Un'altra cosa che sicuramente state notando e che uso molto spesso in questo codice è la presenza del punto interrogativo a seguire di un tipo di dato. Questo permette in Kotlin di definire se una variabile può anche assumere valori null. In Kotlin una variabile deve comunque sempre avere un valore, non può essere mai null, a meno che non lo specifichiamo con un punto interrogativo. Questo ci permette di evitare problemi come quelli che succedono in Java di null pointer exception, che poiché Kotlin gestisce il null come se fosse un tipo di dato, ci permette di fare delle chiamate sicure, sicure nel senso che se sono null, non scoppia tutto, lui lo sa gestire. Quindi la presenza del punto interrogativo dopo il tipo di dato significa semplicemente che quella variabile può anche essere null. E questo per noi è importante perché possiamo avere una lista vuota o una lista con un solo elemento, quindi non c'ha né un successivo né un predecessore, e anche quando non abbiamo una lista vuota, abbiamo una bella lista con tanti elementi, il primo elemento, cioè la testa, non avrà un predecessore, come l'ultimo elemento non avrà un successivo. Quindi ecco perché ci serve che questi valori possono anche essere null. La classe successiva è quella che implementa la lista. E questa è quella un po' più succulenta, qua ci sono tanti metodi. Intanto la prima cosa che potete notare è che questa classe implementa l'interfaccia iterator, e questo perché vi permette di implementare un iteratore. Se non sapete che cos'è un iteratore, io ne ho parlato in questo video, in cui parlo di C# in un'ora, e là ho parlato dei iteratori. Non dovete guardarvi tutto il video, anche questo video ha i capitoli, andate direttamente a saltare nella sezione in cui parla degli iteratori. Perché anche se la sintassi è diversa, comunque la teoria è la stessa. Poiché questa classe implementa l'interfaccia iterator, ho dovuto implementare questi altri due metodi, che è il metodo next e il metodo hasNext. Il metodo next restituisce l'elemento successivo dell'iteratore, hasNext è un predicato che mi dice se la lista, o comunque il mio iteratore, ha ancora degli elementi da poter tirar fuori. Abbiamo poi queste altre proprietà. Uno rappresenta un nodo che è la testa della coda, che ci dà come punto di inizio per poi scorrere tutta la lista quando questo ci serve. E poi abbiamo questa proprietà che tiene traccia della lunghezza della lista. Ora, come vedete, questa proprietà ha pure i getter e setter. E se non sapete cosa sono i getter e setter, sempre nello stesso video in cui parlo di C#, ne ho parlato. Anche in quel caso c'è un capitolo fatto apposta, quindi andate là e poi ritrovate qua. In particolare abbiamo il getter, che è pubblico, quindi possiamo ottenere la lunghezza della lista un po' come ci pare e piace. Invece il setter l'ho lasciato privato perché non voglio che nessuno cambi in maniera artificiosa la lunghezza della lista. A seguire abbiamo il blocco init, che è un blocco che funge un po' da costruttore, e in questo blocco semplicemente chiamo una funzione interna, quindi privata, interna intendo dire proprio privata, che non fa altro che calcolare la lunghezza della lista. Questo perché noi possiamo creare una lista con zero elementi, passando null al costruttore, oppure una lista con un elemento, e quindi questa mi serve con un solo elemento. Capisco che è una cosa molto utile chiamare questo metodo, però perché l'ho fatto? L'ho fatto perché pensavo che mi poteva servire avere un metodo che contasse il numero degli elementi di una lista, in realtà poi non mi è più servito e poi comunque ho deciso di lasciarlo. Abbiamo poi un metodo chiamato getNode, che data un indice restituisce il nodo alla posizione iesima, oppure restituisce null nel caso in cui stiamo sparando degli indici alla cane. Ora qualcuno potrebbe dire, ma perché questo metodo è privato? Cioè, chi usa questa classe non ha diritto a prendere l'iesimo nodo? No. Cioè, secondo me, chi usa questa classe ha diritto a prendere il valore contenuto nell'iesimo nodo, ma non il nodo alla posizione iesima, perché il nodo alla posizione iesima non solo contiene il valore, ma contiene anche altre informazioni come i puntatori del nodo precedente e quello successivo, e noi non vogliamo tirar fuori queste informazioni. Però questo metodo a me mi serve internamente, perché ora vediamo perché mi serve, e quindi per questo motivo che è privato. Quindi come è implementato l'accesso all'elemento iesimo? Kotlin permette l'overloading degli operatori, e in particolare io ho utilizzato l'operatore get, l'operatore set, per implementare gli indexer. Nel video in cui parlo sempre di C# in un'ora, ci sono due capitoli, uno che parla dell'overloading degli operatori e un altro che parla appunto degli index, che anche in questo caso la sintassi è diversa, ma il concetto è uguale. Quindi andate a ripescare quei due capitoli e poi ritornate qua. Poi ho implementato questi altri due metodi che mi permettono rispettivamente di prendere il primo e l'ultimo elemento della lista, se ci sono, come indicato dai punti interrogativi, perché questi due metodi comunque ci possono sempre far comodo.
Poi abbiamo il metodo append. Il metodo append non fa altro che prendere un nodo e lo mette alla fine della lista, che è semplice, tuttavia c'è una cosa da tenere in considerazione, ovvero un caso particolare. Il caso particolare da tenere in considerazione è quando la lista è vuota, perché quando la lista è vuota non ci sono elementi, quindi quando viene appeso un elemento, in realtà l'elemento che noi stiamo appendendo è anche allo stesso momento il primo elemento della lista. E quindi quando ciò accade, dobbiamo aggiornare la proprietà all'interno dell'oggetto, la proprietà in particolare head, per dire guarda, questa è la testa della lista, quindi parti da qua. Questa operazione di riaggiornare la testa della lista ce la ritroviamo nel metodo pushFrond. pushFrond quello che fa è di aggiungere un elemento in testa alla coda, e quindi ogni volta che viene aggiunto un elemento in testa alla coda dobbiamo aggiornare la proprietà head. Successivamente abbiamo il metodo insert, e questo è un metodo un po' più complicato degli altri. Cosa fa il metodo insert? Il metodo insert permette di inserire un nodo in qualunque posizione della lista, quindi noi passiamo sia il contenuto del nodo e anche una posizione dove andarlo a inserire. E gestiamo questi casi. Gestisco il caso in cui l'indice passato è 0 o minore di 0. In quel caso chiamo la funzione pushFrom di cui ho parlato poco fa e siamo avanti. La stessa cosa la faccio nel caso in cui passiamo un indice che è verso l'infinito e oltre. In quel caso non faccio altro che chiamare il metodo append. In tutti gli altri casi in cui dobbiamo inserire un elemento proprio, come si dice, in mezzo alla lista, quello che faccio è che scorro la lista fino all'elemento i, creo un nuovo nodo e risistemo i puntatori un po' come vedete qua a schermo. Il metodo remove fa semplicemente l'operazione inversa rispetto a insert, cioè prende l'elemento iesimo e lo rimuove. L'altra classe che dobbiamo vedere è quella chiamata queue, che come vi dicevo poco fa io implemento le queue utilizzando le liste. Quindi ecco perché io ho fatto tutta sta implementazione delle liste, perché mi serve adesso per le code e anche per le pile. Intanto parliamo di coda. La coda ha una proprietà che è la proprietà per la coda, quindi è una lista come vedete qua, e poi ho due metodi, push e pop. Push non fa altro che fare l'append, quindi di appendere un nuovo elemento nella lista, quindi di aggiungere un nuovo elemento in coda alla lista, e poi pop non faccio altro che fare una remove del primo elemento, quindi ecco perché qui c'è scritto remove di 0, perché noi togliamo sempre il primo elemento. Easy, finito, facilissimo. La classe stack è quasi uguale. Il metodo pop resta uguale, quello che cambia è il metodo push, che anziché fare append fa un push front. Fine, è finito. Grandioso. Il main è molto semplice, prendo una coda e una pila, li carico entrambi con dei numeri da 0 a 15, 15 compreso, e poi faccio altri due loop in cui faccio delle pop. Nel primo caso faccio il pop della coda e vedo che gli elementi vengono tirati fuori in sequenza da 0 a 15. Invece per quanto riguarda lo stack vengono tirati fuori in ordine inverso, che è quello che volevamo, giusto? Benissimo pinguini, questo video doveva parlare principalmente di stack perché mi serve poi successivamente quando dovrò parlare di ricorsione, tuttavia ci ho pure infilato code, liste, tutto quello che volevamo noi. E se volete un altro video in cui parlo di altre strutture date tipo gli alberi, fatemi sapere qui sotto nei commenti che io mi organizzo. E quindi, io prima di lasciarvi, vi rimando agli altri video che porto su questo canale e vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!